Il tema importante in Italia nel dibattito è quello di coloro che finiscono in trattamento, in cura. Ecco, stanno calando sempre di più e nell'ultima settimana, per fare un esempio, da noi c'è stato un solo malato grave. Calano anche il numero di coloro che si trovano in terapia intensiva. Ecco, lei pensa che questo sia un segnale decisivo, per osservare l'abbattimento della pericolosità del virus? Sono molto lieto di sentire che in Italia la situazione sia così positiva, che sia stato ridotto drasticamente il numero di pazienti in terapia intensiva, però dobbiamo stare attenti. Il virus non è sparito dalla circolazione e potrebbe tornare. Bisogna mantenere alta la guardia. Non dichiarerei vittoria ancora, fin quando non saremo assolutamente certi che in tutto il mondo il virus sarà debellato e non sarà più una minaccia. L'Italia si è comportata in maniera molto virtuosa, ma il ritorno del virus è un'eventualità concreta. Lei dice che l'Italia si è comportata in modo molto molto virtuoso. E allora le voglio chiedere due cose rapidissime. Uno, l'Italia da questo punto di vista è un modello? Secondo, quando arriverà realisticamente il vaccino anti-Covid? Well, we don't know exactly Non because we sappiamo still haven't esattamente proven quando arriverà il that vaccino. the vaccine is safe and Dobbiamo effective verificarne before you make it la available sicurezza e throughout the l'efficacia e country and the poi world. deve essere distribuito in tutto The il mondo. vaccine trial Il that I trial mentioned a del moment quale ago ho parlato is prima starting today verrà proprio in the inaugurato United oggi, negli States. Stati Uniti. In the next Nei few prossimi months mesi there will ci be saranno other altri trials that will start, trial clinici, one in August, uno September and in October. settembre, uno in So we are ottobre. Siamo cautiously moderatamente optimistic ottimisti. that by the Entro la end of fine this dell'anno year solare and the e beginning l'inizio of del 2021 2021 that we will have a potrebbe vaccine arrivare un that we vaccino may be able e to potremmo distribute. essere in There's grado di no distribuirlo, guarantee of non c'è that, alcuna garanzia. but we're Tuttavia optimistic siamo based on some ottimisti early sulla data base that we've seen delle from the analisi early clinical precoci trials delle that we fasi might have a precedenti. vaccine Potrebbe by early arrivare il vaccino 2021. all'inizio del Regarding 2021. your Per quanto question about riguarda Italy, l'Italia, yes, certo, Italy is a l'Italia è model un of modello. a successful È stata response to the un'eccellenza per quanto virus. concerne la reazione al virus. Professore, non so se lo sa, in questo momento c'è un dibattito drammatico nel nostro paese sul tema della scuola. Le famiglie chiedono a gran voce che riapra, le autorità l'hanno tenuta chiusa e siamo l'unico paese d'Europa che non ha riaperto la scuola. Ecco, sulla base dei dati che lei conosce sui meccanismi di contagio, è giusto essere così prudenti anche con i minori e anche con gli studenti delle scuole secondarie? Well, in the United States we Negli also Stati have a similar Uniti il debate. We are dibattito è trying molto to open the simile. schools. Stiamo In fact, cercando di the riaprire le default scuole. La position is posizione to try as ufficiale best as è possible quella di to fare del open the nostro meglio per schools. riaprire i However, battenti you degli must istituti pay scolastici. attention Tuttavia, to the occorre level of prestare virus attenzione activity all'attività in certain virale, regions of the soprattutto in country. alcuni territori So del the United paese. States is Gli a Stati very Uniti sono un large paese country. assai vasto, It's very diverse molto eterogeneo geographically, geograficamente, demographically, as well as demograficamente, at the level of nonché per quanto infection. concerne il Certain punto di vista parts of the country epidemiologico. have low In level alcuni of paesi infection l'infezione and some è have minima, high level. in So altre the è molto decision elevata, about quindi la opening the decisione relativa school alle scuole must be deve essere flexible duttile e based deve on the poggiare sulla degree base of del activity grado that di you have attività with the virale a virus. livello If the locale. Se virus l'attività activity del is virus very è low, molto bassa, then we will allora try noi very faremo del hard nostro meglio to per open the riaprire le schools. scuole. So In in Italia, Italy, pertanto, if the tenendo level of virus conto is che very la low, the way diffusione you del virus say, è you molto should at bassa, least come ha affermato lei seriously consider precedentemente, opening the occorrerebbe schools. considerare seriamente la prospettiva di riaprire i battenti delle scuole. Il mondo Novax è molto molto attivo in diverse parti del globo, in Italia così come negli Stati Uniti. Secondo lei il vaccino anti-Covid andrebbe reso obbligatorio per legge? I think that would be a very difficult Penso che thing sarebbe to una enforce, decisione molto namely difficile compulsory da vaccination. attuare. Mi riferisco What alla I would vaccinazione recommend as an obbligatoria. alternative
L'alternativa sarebbe quella di coinvolgere la popolazione, svolgere un'opera di convincimento. Bisogna far capire ai cittadini perché è così importante il vaccino, quali sono gli effetti positivi su tutta la società. Penso che sia difficile attuare una vaccinazione obbligatoria, invece dovremmo cercare alacremente di convincere la popolazione a vaccinarsi. Abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo quando è finito il lockdown della fase 1, adesso abbiamo il terrore che riprenda. Lei pensa che potrebbe esserci una chiusura differenziata per fasce anagrafiche, ad esempio per proteggere solo gli anziani o particolarmente gli anziani rispetto alla chiusura di tutti indistinta e generalizzata? Spero che non si torni al confinamento, al lockdown, perché ha provocato comunque grossi problemi alla società. Ma se l'Italia manterrà i livelli molto bassi di diffusione virale, non vedo alcuna ragione per la quale occorra tornare al lockdown. Se manterrete un numero di casi molto bassi, questa eventualità non si porrà neppure. Quindi un tasso R sotto l'1% è quello che lei chiama casi molto bassi? Assolutamente sì. Magari anche noi avessimo il vostro livello di diffusione del virus. Saremmo veramente molto lieti di trovarci nel vostro scenario. Thank you, Mr. Fauci, for this interview. Grazie mille. And good luck and see you soon in Italy, visto che lei comunque è di origine italiana, l'aspettiamo qui da noi. Grazie, con piacere. Spero che quando si possa tornare a prendere l'aereo, spero di poter venire nei vostri studi. Grazie. Good night. Allora, avete visto?